Cari giovani, oggi a scuola abbiamo visitato la mostra di Teresio Livelli. Abbiamo letto che è nato il 7 gennaio 1916 a Bellagio, una cittadina sul lago di Como. Con i genitori è tornato in Lomellina dove si è laureato in giurisprudenza ed è diventato persino assistente all'Università di Torino. Era un uomo molto generoso e altruista, tanto che si è arruolato nel 1941 come volontario per la guerra in Russia. Durante la ritirata rallentava la sua marcia per soccorrere i feriti e gli assiderati, curava l'assistenza spirituale ai moribondi, consolandoli nei momenti estremi. Teresio ha sempre messo gli altri prima di se stesso. Chi di noi saprebbe fare altrettanto? Questa è una cosa molto rara nelle persone. Noi lo ammiriamo proprio per questo. Speriamo che voi tutti lo vediate come noi. Tornato in patria, con pochi sopravvissuti, venne imprigionato dai tedeschi in un campo di concentramento, ma riuscì ad evadere e ritornare in Italia. Fondò il giornale Il Ribelle e fu nuovamente arrestato e poi portato nel carcere di San Vittore a Milano, dove subì pesanti umiliazioni e torture. Il suo nome fu inserito in una lista di prigionieri da passare per le armi, ma riuscì a sottrarvisi. Continuò a prendersi cura di chi si trovava nei lager, tentando di alleggerire le sofferenze, di curarne le ferite, rinunciò spesso al suo cibo per darlo agli altri. Teresio Livelli, dal fantastico uomo che era, divenne un numero fra gli altri del campo di concentramento di Erzbruck, ma con le parole e con i gesti cercava di far sentire uomini i compagni. Morì il 7 gennaio 1945 per aver difeso con il proprio corpo un giovane prigioniero ucraino. Conoscete un uomo più altruista? Forse conoscendo la sua vita potremmo anche noi giovani essere meno egoisti e diventare beati come lui, cioè felici di far felici gli altri.